Visto dall'alto, questo complesso industriale se ne percepisce l'importanza, se ne abbraccia il significato. Vengono alla mente con una simultaneità compatta tutti gli infiniti problemi, sempre crescenti e sempre più complessi, dell'attività umana nel campo industriale. Problemi di organizzazione, problemi logistici, problemi di distribuzione del lavoro, problemi di competitività e di aggiornamento. Fiat Mirafiori e Fiat Rivalta, 2.450.000 metri quadrati il primo stabilimento, 1.600.000 il secondo. Molto della vita dell'uomo d'oggi è legata all'automobile. Per questo il rapporto uomo-automobile è sotto costante attenzione, sotto il profilo tecnico, economico, sociale, sotto l'aspetto del gusto dell'estetica, della mondanità, dell'aggressività, o quelli della sicurezza, della comodità e dell'istinto di conservazione. Infiniti aspetti, tutti legati assieme, infiniti sforzi e infiniti pensieri. Le immagini di questo documentario presentano alcuni aspetti nuovi o poco conosciuti degli studi, della progettazione, della ricerca, della produzione e del collaudo che la Fiat realizza e che sono la ragione del miglioramento dell'automobile. La Fiat ha 70 anni di esperienza. La sua vocazione di grande azienda europea è realizzata attraverso un continuo progresso in tutti i settori. Qui si fabbricano automobili d'ogni tipo e cilindrata. Circa 6.000 autoveicoli al giorno partono per ogni destinazione in Italia e in altri 150 paesi. La ricerca scientifica è l'anima della fabbrica. È la preoccupazione di chi dirige l'azienda e la vuole moderna e competitiva. È l'occhio sul mondo e sulle forze dell'intelligenza. La ricerca nasce, vive, cresce e si alimenta nei laboratori e negli uffici tecnici. Ogni esperienza, anche in campi diversi, può avvantaggiare il progresso dell'automobile. Qui i ricercatori hanno a disposizione strumenti, macchine e mezzi di prova, elettronica, metrologie di vario tipo, traccianti radioattivi. Essere un'azienda moderna, avere una grande capacità produttiva, costruire una gamma differenziata, questi sono dei risultati. Vivere il progresso tecnico, prevederne gli orientamenti, interpretarne i valori essenziali, questi non sono mai risultati, ma sempre obiettivi. Le nuove tecniche d'immagine, la pubblicità, i nuovi materiali, l'arredamento e la moda delle generazioni più giovani sono i motivi che provocano i criteri e le scelte di ordine estetico dell'industria automobilistica e ne sono a loro volta provocati. Thank you.
Come la pittura figurativa, anche certe sculture pop, quelle astratte, il gusto per il fumetto e la fantascienza, ci riportano a certe immagini, a certe prospettive architettoniche del mondo industriale. E la ricerca, come nelle forme più avanzate della comunicazione visiva, ha sapore di futuro. Oggi un'industria automobilistica, nel campo della produzione, perfeziona di continuo il suo processo di automazione.
Eppure non sono lontane queste immagini che appartengono all'alba della civiltà industriale. La particolare cura nel collaudo e nel controllo della qualità garantisce anche i meno esperti e i distratti, che spesso mettono a dura prova le parti più delicate dei loro automezzi.
Sull'auto domani sono soprattutto una documentazione. La documentazione di ciò che sta dietro all'automobile in un dato momento. Come tale non può avere una fine, perché ciò che si fa per migliorare l'automobile è una vicenda sempre in movimento, che di giorno in giorno si rinnova e accresce l'indice degli appunti per l'auto domani.